Gabriele, Comedians, partiamo da un elemento, sembra un dettaglio, ma potrebbe anche essere un po' il protagonista o uno dei protagonisti. La pioggia è incessante. Alcuni sono bagnati, alcuni no. Ce la racconti un po'? Sì, il fatto che alcuni siano bagnati o meno deriva dal fatto di come sono vestiti più o meno. Ma questa pioggia è proprio un'indicazione che c'è nel testo di Griffiths importante. Il testo è un testo inglese che è ambientato a Manchester. Manchester è una delle città più piovose del mondo, ma ha un significato, un po' come in Blade Runner, la pioggia ti opprime, no? Continuamente. Qui c'è questo temporale che aleggia, no? Come un senso di pericolo di fallimento che sta dietro. E pian piano è vero, ci sono Ale Franz, c'è De Sica, si chiama Comedians, però il film ha un'inquietudine che pian piano cresce, almeno secondo me, durante il suo svolgimento. La pioggia è fondamentale per questo. Il fatto che il cielo mandi giù qualcosa di dispiacevole che ti opprime. Non è un caso che non c'è musica nel film se non all'inizio e alla fine. Sono due brani di Tom Waits e il primo proprio si chiama Rain Dogs, che sono i bastardi, cioè quelli, i cani che prendono la pioggia perché stanno per strada. Ma che sono anche gli homeless, i dropout e compagnia bella. Ecco, è un'umanità, quella di questi sei aspiranti comici, un'umanità piccola che deve fare, che deve lottare giorno per giorno contro il proprio destino, col mito di un miglioramento, di un upgrading sociale che in qualche modo ti faccia diventare un po' più protagonista e non solamente uno tra i tanti, no? E questo per esempio è un tema molto attuale. Quindi la pioggia, abbiamo usato un metodo vecchio con delle tecnologie nuove, cioè il cinema si è sempre fatto, il cinema vecchio degli anni 30, ma anche Hitchcock, Nodo alla gola, La finestra sul cortile, e quello che si vede fuori dalle finestre sono fondali dipinti. Qui abbiamo usato un fondale, non sono le case vere, quello che si vede fuori è un fondale fotografico tridimensionale, però quindi con una tecnologia un pochino più avanzata di quelli dipinti, e la pioggia è fatta come tradizionalmente si fa al cinema, con delle cose che però batte sui vetri, che ogni tanto la senti, che ogni tanto parte un tuono e ti crea un senso di disagio che cercavo un pochino nel film. In più ci ho messo queste interruzioni a scadenza, mancano un'ora all'entrata in scena, 30 minuti, 15 minuti. Quindi, pian piano riuscire a dare questo senso di ansia che è quella che hanno loro per l'esame che devono fare, Come insomma. fosse un po' un thriller. Sì, bravissimo, proprio come se fosse, infatti il produttore ha detto, ah, è come il thriller, giustamente. Ecco, tu nel film non ti schieri come autore, però ci No. sono due correnti, diciamo, di pensiero comico diverso. Quello più intelligente, la comicità più intelligente, e quella più diretta, se vogliamo così. Più retri, In sì. mezzo c'è una grossa fetta di oscurità che poi accomuna un po' tutti i comici, quindi una riflessione su questo. Ma io volutamente non mi schiero perché vorrei che lo facesse il pubblico sostanzialmente. Questo chiedo al pubblico di porsi questa domanda, magari anche di ridere di una battuta tremenda e poi chiedersi subito dopo, no, ma perché sto ridendo di questo? Non si può, sarebbe bello, ma insomma, non so se succederà perché le coscienze sono un pochino addormentate in questo periodo, però va bene, abbiamo fiducia nel pubblico. E quindi se però devo dirti come la penso io, ovviamente
sono schierato personalmente verso una comicità che serva a qualcosa, cioè, come dice giustamente il maestro, la risata non è un fine, è un mezzo per raccontare qualcosa, è un qualcosa che serve a rompere delle difese dello spettatore per poter far passare un'immagine alternativa. Questo è sostanzialmente, così come qualsiasi emozione, no? Cioè, se tu al cinema piangi e ti commuovi solo per piangere, ti commuovi, serve a niente. Sì, vabbè, hai pianto, poi esci e dici ho pianto tanto. Beh, invece se ti commuovi per qualcosa che in qualche modo ti risuona poi dentro dopo, allora lì hai fatto bene, non so come dire. E questo vale anche per il comico. Quindi direi che sono in qualche modo, pensa che dopo aver fatto, cioè, favorevole, quindi è una comicità un pochino più ragionata, dicevo, pensa dopo aver fatto lo spettacolo nell'85, per tanto tempo non sono riuscito a raccontare neanche una barzelletta, e a me piace raccontare barzellette. Grazie, grazie mille, grazie a te.